Ora sto disegnando la chitarra di un abitante della zona che ci ha chiesto col cuore in mano di disegnarla perché è appassionato di musica ed è la sua chitarra preferita. E addirittura gli ho chiesto una foto, ma me l'ha portata proprio giù, me l'ha fatta vedere, infatti c'ho la foto con lui che la tiene in mano e l'ho messa in questo punto del muro qui. Perché c'è questo braccio meccanico che ha disegnato Giacomo, che è l'altro artista del gruppo. Quindi praticamente sto cercando di introdurre questo elemento del posto all'interno dell'astronave che abbiamo disegnato, in modo tale che i cittadini, quando passeranno a visitare questo disegno, non lo sentiranno poi così freddo, essendo questa parte un'astronave molto azzurra. E infatti inserirò anche altri elementi, come dicevamo negli scorsi episodi. Allora, il cervo è stato inserito nel progetto Nature Concrete perché l'anno scorso, fuori da ogni logica e da ogni schema, era stato avvistato nelle campagne qui vicino di Frascati, tra Monteporzio e Frascati, un cervo maschio adulto che girava per le vigne e si era creata, diciamo, una sorta di simpatia per questo cervo e una caccia all'animale, e nessuno si è spiegato per quale motivo questo animale selvatico fosse arrivato fino a un ambiente così abitato, visto che i cervi più vicini, diciamo, sono al confine con l'Abruzzo. Poi questo cervo non si sa perché, come è arrivato, è scomparso. E questa storia mi era piaciuta perché era probabilmente la voglia della natura selvatica di riapproparsi di spazi e di ambienti oramai persi. Visto, diciamo, il concept di questo muro, alla fine ho pensato che un omaggio a questo animale così grande e regale era doveroso. Lei è Nina, che è una trovatella della zona, ed è il gatto che era proprietario della signora che ci ha aiutato tutti questi giorni a mantenere il bagno in ordine del progetto, perché purtroppo gliel'abbiamo riempito di colori. E Nina ci è stata richiesta appunto dalla signora perché è il suo gatto e voleva un ricordo qui, sia per lei che per la sua nipotina, che voleva si ricordasse il suo gatto d'infanzia ogni giorno che passa qui per portare la nipote a scuola, appunto. Infatti questa è la sua scuola, la scuola della nipote, della proprietaria di Nina. E quindi abbiamo deciso di inserirla nel progetto per, diciamo, far sentire questo muro ancora più appartenente alla comunità. Visto che comunque noi siamo gli artisti, ma siamo solamente uno strumento per raccontare la realtà in cui ci stiamo appunto inserendo.